Il Catanzaro non dà continuità alla vittoria di Parma, cade al Ceravolo per mano del ricco Como, che ora è secondo in classifica. Peccato certamente perché oggi, come ben sapevamo, era un'opportunità per insediarci nelle zone ancora più nobili di classifica, ma restiamo attualmente quinti a 52 con ancora 6 gare da disputare. Già la prossima sarà anticipo in quel di Modena, trasferta insidiosissima contro un Modena che comunque sta facendo una buona stagione e che deve ancora salvarsi, perché è vero che sono tranquilli, però lì Mister Bianco un po' criticato, quindi non è una situazione semplicissima da quelle parti. Detto ciò, oggi partita difficile contro una squadra forte a livello di gioco, a livello di individualità. Purtroppo è arrivato questo 2-1 in rimonta, abbiamo subito due gol nel giro di pochi minuti. Io purtroppo la gara non l'ho recuperata interamente, ho visto un po' di spezzoni, ma poco per giudicare la partita in maniera completa. Mi limito a commentare un po' il risultato. Come detto, sconfitta pesante, sarebbe stato bello dare continuità. Come ha detto anche il mister nel pre-partita, forse l'ambiente, non dico ha caricato troppo, perché giustamente i tifosi devono anche poter sognare, però questa era una partita veramente complicata, e oggi evidentemente lo si è visto. In campo con ovviamente Polignati tra i pali, Situm, Scognamillo, Antonini e Verol in difesa, Sunas, Petriccione, Verme e Van de Putte, con davanti Biasci e Iemmello. Un Catanzaro che passa in vantaggio al 14esimo con il gol di, anzi al 19esimo con il gol di Van de Putte, tanto criticato, ma che, come giustamente detto Vivarini, sta facendo molto più lavoro di sacrificio rispetto a magari qualche tempo fa, rispetto alla scorsa stagione, quindi è normale che poi quando arriva negli ultimi metri tende a essere meno lucido. Ma anche oggi è decisivo perché o ti fa un assist, parliamo di un giocatore che ha fatto 40.000 assist quest'anno, l'anno scorso, quindi anche qui, come si fa a discutere Van de Putte, vabbè, però lasciamo stare. Assist di Veroli, che quindi permette al Catanzaro di passare in vantaggio. Poi, come detto, questo momento di blackout verso metà secondo tempo, prima Gabrielloni pareggia al 63esimo, poi dopo 4 minuti da Cugna fa 2-1, squadra che evidentemente non è riuscita nell'intento di reagire in maniera decisa al gol del pareggio. Abbiamo subito il secondo e poi il match si è fatto in salita. Si è chiuso poi con questo finale molto polemico, gol annullato. Ragazzi, l'unica cosa che abbiamo di certezza nel calcio è il fuorigioco, che vogliono anche togliercela perché adesso vogliono ribaltare, è fuorigioco solamente se è tutto oltre la linea. Quindi voi non immaginate neanche cosa vuol dire a livello tattico dover impostare una partita sapendo che un attaccante è fuori gioco solamente se con tutto il corpo oltre la linea, cioè vuol dire sconvolgere a livello tattico tantissime squadre. Quindi lasciamo stare, vogliono cambiare da così a così il calcio, che sta andando in una certa direzione, loro vogliono andare con un fuorigioco di quel tipo in una completamente opposta. Però, a parte ciò, ecco ragazzi, è una delle poche certezze che c'è: o è fuorigioco o non è fuorigioco, cioè c'è una linea che viene tracciata e purtroppo Antonini, poi il gol è stato annullato e purtroppo quello è. Ripeto, polemizzare, l'unica cosa su cui non si può polemizzare, possiamo polemizzare su un fuorigioco attivo o passivo, quello sono il primo perché anche lì spesso viene un po' usato a discrezionalità dell'arbitro e vabbè, però almeno sul fuorigioco non polemizziamo perché, ripeto, è una delle poche cose quantomeno certe che esistono, per quanto, ripeto, lo vogliano modificare e vabbè. Detto ciò, pesante la sconfitta, sì, però ragazzi, già che il Catanzaro si possa giocare questo tipo di partite a questo livello contro queste realtà che comunque oggettivamente hanno qualcosa in più sotto tanti aspetti, è sicuramente un ottimo segnale. E quindi dobbiamo prenderlo per buono. Il Catanzaro è il primo anno di B dopo tanto tempo e quindi serve anche capire la dimensione. Non si può ovviamente sempre vincere, non è possibile, e
e si sta già facendo un grandissimo lavoro, quindi va dato comunque merito a tutta la società finora. Ciò non vuol dire che ora bisogna perderle tutte, perché tanto stiamo facendo già bene, ovviamente, però è importante sottolineare questo. Tiri 8 a 12, tiri in porta 2 a 4 e possesso palla 62 a 38. Ci vediamo alla prossima, ciao Trega.